cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya. Siamo a Sio Caffè, siamo con Andrea Montaneri. Incredibile, il tuo compleanno è sempre un macello. Ciao Adriano, grazie del complimento. Sì, c'è tanta gente, soprattutto bella gente, e tutte persone comunque intime, perciò ho deciso di fare una scelta, più qualità e meno quantità. Ma comunque hai una qualità enorme, quindi anche una grandissima affluenza di gente, quindi vuol dire che sei un grande. Sì, diciamo che è vero, ho questa, chiamiamola forza, ma non è una forza, chiamiamola così perché non mi viene la parola giusta, però c'ho quella cosa che attira sempre molta gente durante le serate. Sai come si chiama? Dimmelo tu. Carisma. È vero, non mi veniva la parola, ho carisma. Mira Sofia, sinto mirada, sigo, sinto mirada, sigo. Mira Sofia, como te mira, dime como te mira, dime. Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo. Mira Sofia. Buonasera a tutti, siamo qua nel compleanno di Andrea Montaneri. Abbiamo qua un gran amico, Alfonso Chiarezza, di altri di sé, amico di Andrea Montaneri, il sponsor della serata. Allora Alfonso, come ha trovato la serata? Ti sei divertito? Sì, serata molto divertente, io sono molto amico di Andrea Montaneri, è il secondo o terzo compleanno che facciamo. E sono in rappresentanza della Sicur Bagno come sponsor della serata. Mi piace a me organizzare queste serate con Andrea perché sono abbastanza divertenti e molto 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 belle. Sio Caffè, siamo alla festa di Andrea Montanero, siamo con Aristide Malnati, appena rientrato da? Dall'Isola dei Famosi, ragazzi, un'esperienza totalizzante, l'alto e il basso, la sofferenza e la gioia, la vita insomma. Il dolore? Il dolore anche, perché ho provato diversi momenti di sofferenza proprio alla fine verso la playa, sulla playa solitaria, perché la solitudine è comunque una privazione. Beh, la solitudine però aiuta anche la mente. Certo, è un modo di dire sicuramente, però anche di fatto è così, perché quando non hai nulla, neanche un essere umano per parlare, non parliamo poi di telefonini, di televisione, di cose che possono alleviare la solitudine, quando non hai nulla allora è la mente che gioca, è il tuo io, è la tua parte interiore e la lasci aperta. Ho provato sensazioni bellissime, ho riso e anche pianto, cosa con grande spontaneità, cosa che non facevo da tanto tempo. Beh, quindi una cosa molto anche utile, profonda per il tuo io. Estremamente utile, estremamente dinamica, estremamente pregnante. Las alas, el tizo volar, el tizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo. Marco Luoni, un altro sponsor amico di Andrea Montaneri. Ciao Marco. Ciao. Com'è andata la serata? Raccontami. La serata è andata molto bene, Andrea è un carissimo amico da anni con cui adesso tramite l'azienda stiamo collaborando e stiamo facendo molte cose insieme. Azienda Torre Corta, che è un'azienda di prodotti tipici siciliani, nata da un incrone imprenditore siciliano, Dario Colombrita, che ha creduto in questa idea, e facciamo solo ed esclusivamente prodotti tipici siciliani, dal vino all'olio a sughi, dolci, e adesso stiamo inserendo anche il fresco. È un'azienda che va molto bene in Italia, oggi stiamo riscuotendo tantissimo successo anche all'estero e siamo felicissimi di aver fatto da sponsor a questa serata. Spero che il vino, e a quanto è sembrato, è piaciuto a tutti, quindi. Abbiamo saputo, Enzo, che oggi è anche il tuo compleanno. Allora che vi racconti? Mi racconto che è un piacere essere qua con degli amici, delle amiche, con gli amici Alfonso, Ionuz, Diego, Andrea Montaneri. Vi siete trovati bene? Molto bene, molto bene. Bene.
bene, siamo contenti. Per le presenze così. Alvaro, siamo al compleanno del grande Andrea. Siamo qui al Sio Caffè. Alvaro, tu sei una leggenda veramente, però io mi chiedo, dai un consiglio ai ragazzi che ti guardano e molti ti sognano. Un consiglio ai ragazzi, oggi come oggi è un po' un macello, il cinema, la televisione, ormai è diventata una cosa a circuito chiuso, non è più come i tempi miei, che sì, andavi un po' a scuola, facevi un po' di recitazione e poi piano piano iniziavi a lavorare. Adesso vogliono iniziare subito tutto, però non riescono, magari fanno una cosa una stagione e poi finiscono, perché oggi è diventata tutta una moda, questo dura un mese e poi lo buttiamo, invece prima era tutta un'altra cosa. È un consiglio, che consiglio gli posso dare? È meglio che se imparino un mestiere, un lavoro, meglio di questo qua. Lo so, hai ragione. E voglio chiedere una cosa a tua moglie, perché lei è tua moglie, giusto? Come fai a sopportarlo? No, non è sopportazione, è che tre volte a settimana minaccio di scappare e andarmene in Nuova Zelanda. In Nuova Zelanda? Esatto. Dove ci sono i pastariani? Invece voglio dire una cosa. Quando molte coppie, anche del mondo dello spettacolo, dicono ah no, però non si va d'accordo, noi guarda, facciamo lo stesso lavoro, sono 20 anni che andiamo avanti con i nostri spettacoli, con il teatro, con il cinema, cioè, e andiamo d'accordissimo, anzi ti dirò di più, andiamo più d'accordo come colleghi che come moglie e marito. Invece lei, che ti accompagna, una splendida ragazza, tu sei una modella e domani so che esci su una famosissima copertina. Parlami di te, di come ti chiami. Mi chiamo Elisa Scheffler, sì, lavoro come modella, poi ho fatto anche vari programmi. Comunque da domani mi troverete in edicola appunto sul mensile For Men, quindi se volete sfogliarmi, compratelo. Penso che faranno la coda. Vedremo. Senti, e poi cosa fai? Ma appunto ho fatto anche diversi lavori video, l'ultima cosa nel calcio, tra l'altro per il Milan, a Milan Channel, quindi che si lega un po'... Una donna intelligente, perché sono milanista qui. Va bene, vi ringrazio tantissimi, come vi è sembrata la serata? Secondo me è carina, con un buon feeling, e io almeno sono personalmente contento di essere venuto al compleanno di Andrea, la persona che merita. Assolutamente. Un grandissimo. Assolutamente sì. Molto umano, un grande personaggio. E tu? Sì, sono felice di essere qua, è stato un piacere, e quindi è stata un'occasione insomma per rivedere anche un po' di amici e passare una bella serata qui al Sio Caffè. Quindi buona serata a tutti, un bacione. Facciamo gli auguri, no, ovviamente ad Andrea, buon compleanno. Grandissimo Andrea, tantissimi auguri. Tanti auguri.